Siamo dati Gesù e Maria. Cominciano questa domenica, anzi per la verità, come tutti sappiamo, fratelli e sorelle carissimi, è cominciato mercoledì scorso il tempo sacro e benedetto della Quaresima, il tempo chiamato il sacro quadragenario, che è uno dei tempi liturgici più importanti di tutto l'anno. È un tempo, come sappiamo, di preghiera profonda, di penitenza, di opere buone, di conversione, come ci ha ricordato la pagina del Vangelo e anche la frase, una delle frasi che si dicono nel mercoledì delle ceneri, convertiti e credi al Vangelo, di preparazione alla Pasqua, di rinnovamento interiore. Un tempo molto importante. San Paolo chiama nelle sue lettere questi tempi particolari con una parola greca, kairos, quindi tempi opportuni, tempi favorevoli, un momento in cui abbiamo delle grazie particolari, delle chance particolari, mediate certamente attraverso il ministero e la vita della Chiesa che il Signore ci offre. Quindi le preghiere che si dicono, le preghiere le formule ecologiche dei primi giorni di Quaresima, chiedono proprio al Signore: facci fare un bel cammino perché possiamo giungere rinati, rinnovati alle feste di Pasqua. Ecco, ovviamente molto dipende da come noi entriamo questo tempo. Vedete come la liturgia ci aiuta, è bene ogni tanto fare un po' qualche piccolissimo catechismo miletico, no? Avrete fatto caso che oggi non c'è gloria, non abbiamo detto in gloria, non abbiamo detto in gloria perché in questo tempo, come dire, capite, la Chiesa è invita a una sobrietà anche liturgica, addirittura avete sentito il canto al Vangelo, non c'è l'alleluia, alleluia voi sapete che è un'espressione di giubilo. Alleluia in ebraico significa letteralmente lodate Yahweh, lodate il Signore. Non è che in questo periodo non lodiamo il Signore, ma capite, ricordate che un tempo in Quaresima niente balli, niente divertimenti, niente cose, insomma una volta, sempre una volta la Chiesa insomma chiedeva molto ai suoi figli durante il tempo di Quaresima. Adesso, al di là delle forme esteriori, come ci ha anche recentemente ricordato il Papa, l'importante è entrare bene in questo spirito che è sintetizzato, perché Quaresima è fondamentalmente un rivivere con Gesù i suoi 40 giorni di combattimento contro il demonio, come abbiamo sentito nel deserto. San Marco, secondo il suo stile solito, non si dilunga molto a descrivere questo tempo duro che ha vissuto Gesù. Gesù ha digiunato per 40 giorni e 40 notti di seguito, insomma, un gesto ascetico non indifferente. San Marco si limita a dire: lo spirito, attenzione, sospinse Gesù nel deserto. Vuol dire che questa era proprio la cosa che bisognava. E il termine greco di sospinse, cioè, sarebbe come, dobbiamo immaginare, come se lo Spirito Santo prende Gesù e quasi, capite, hai visto qualcuno dei spiriti, dice: vai, ci devi andare, vai, vai, perché questo è un punto fondamentale. E poi dice soltanto: è rimasto 40 giorni tentato da Satana, stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Che è successo in quel periodo? Che ha fatto Gesù? San Marco non lo specifica, San Matteo e San Luca si dicono tante cose, si racconta tutte le tentazioni, San Marco no. Che significa? Stiamo vedendo quest'anno negli incontri biblici proprio dedicati al Vangelo di San Marco, no? Che a parte che San Marco è la penna di San Pietro, voi sapete che San Pietro non gli piaceva fare troppi discorsi. Papa recentemente ha detto che i preti devono fare le omelie di 10 minuti, che quella che stia un po' difficile con 10 minuti, ma San Pietro sicuramente era un cantava molto per il concreto, però non è così semplice. Cioè a San Marco interessa che noi riflettiamo su due cose: deserto e tentato da Satana, perché sono le informazioni che ci dà. Quindi che significa? Significa che la nostra Quaresima sarà un tempo di deserto. E che purtroppo, questo a me piacerebbe tanto non dirlo perché non mi fa piacere per niente, manco a me, forse pure noi saremo un po' più tentati dal nemico della nostra salvezza. Ora, per introdurci in questo tema, io vorrei brevemente leggere con voi un passo di una splendida omelia, che in realtà è un commento esatto, di Sant'Agostino Vescovo, che parla proprio di questo episodio e ci dà alcune chiavi di lettura, sia per capire quello che ha vissuto Gesù, sia per comprendere quello che vivremo noi durante questi 40 giorni. Ci inizia la citazione, quindi adesso
massima attenzione perché parla Sant'Agostino, scordottore della Chiesa, insomma, quindi. Allora, lui dice, poi commenterò qualche frasetta, così finiamo l'omelia, così, mano a mano che leggo mi riservo di fare qualche piccola glossa. La nostra vita in questo pellegrinaggio terreno non può essere esente da prove. Non ci sta niente da fare, figlio di cari. Non ci stanno, se qualcuno sa una ricetta, prego di passare al sottoscritto e di venire a comunicare. Non c'è speranza, capite in che senso, no? Nella Salve Regina la reciteremo, chi vuole, anche al termine della messa, diciamo, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Non è che uno vuole, capite, cioè oggi oppure domenica, anche se è quaresima, ma nell'esperienza di tutti, se qualcuno non ci ha mai avuto una sofferenza, una prova, alzi la mano e gli diciamo beato te, insomma, è molto raro incontrarne tra i nostri fratelli esseri umani. In questa vita nessuno può essere esente da prove. Attenzione, questa è la prima cosa, e il nostro progresso si compie attraverso la tentazione. Quindi purtroppo il diavolo, quando viene a levarci la pelle, lui lo fa con i suoi figli, quindi per farci del male, ma Dio glielo permette, perché se noi affrontiamo bene il combattimento e lo vinciamo con Gesù, noi diventeremo più santi, progrediremo. È molto importante quello che dice Sant'Agostino. Dice, nessuno può conoscere se stesso se non è tentato. Bellissimo. Né può essere coronato senza aver vinto, né può vincere senza combattere. Sant'Agostino è veramente un grande. Ma il combattimento suppone un nemico, suppone una prova. Guardate, in queste due righe, cioè se potrebbe fare un'omelia tale da farsi tirare le orecchie subito dal Papa, perché per queste due righe ci vorrebbero 20 minuti. D'accordo? Io faccio soltanto qualche piccolo flash. Nessuno può conoscere se stesso se non è tentato. Noi pensiamo di conoscere bene noi stessi. Lo dicevo io nel catechismo di Gesù. Tu conosci bene te stesso. In verità, cioè noi possiamo dire, voi sapete che cosa accadrà per esempio quando moriremo a giudizio particolare? Molta gente si pensa che Gesù starà seduto, come il vostro onore, no? Ci sta il tribunale, ci sta la Santissima Trinità che fanno, capite, il presidente e il giudice all'altare, poi c'è il pubblico ministero del diavolo e c'è l'avvocato che è il nostro angelo custode, c'è il processo, cioè, capite? Guardate che nella mente di qualcuno, guardate che non è così. Il giudizio particolare succederà questo: quando noi moriamo, la luce di Dio invade la nostra coscienza. E tu ti vedi come ti vede lui, senza nessuna possibilità di giustificarti, di difenderti, che tu ti pensi che sei santo, che sei bravo, che non c'hai peccati, eccetera, eccetera. Fino a quando sei sulla terra te lo puoi pensare. Ma quando appari davanti a Dio, diventi completamente nudo. Allora, solo che davanti a Dio non c'è nessun merito in questo fatto. Invece, se noi qui siamo capaci umilmente di entrare in noi stessi, ecco il tempo del deserto, del silenzio, della preghiera. Leggete la lettera che ha fatto il Papa per la Quaresima, eh? Quindi vai dentro te stesso, scopri bene cosa c'è dentro di te. A volte non ci sono belle scoperte, figlioli miei cari, perché dentro il nostro cuore sono tante cose. Ecco, allora su questo, se il diavolo ti viene a tentare, quindi ti provoca e ti tira fuori il peggio di te sfigandoti, tu dici mamma mia, guarda, sì, l'avverto come una tentazione, ma guarda che c'è sta dentro di me, fammi chiedere aiuto a Gesù, fammi chiedere un po' di purificazione. Tu puoi non assecondare queste cose belle che il diavolo ti istiga, e allora vinci la tentazione e avrai un premio per questo, perché il nostro Signore non è che ci sta a guardare così, ci aiuta, ma poi ci premia, sarai coronato se avrai vinto. Però la vittoria suppone un combattimento, cioè la vita cristiana è un combattimento spirituale contro il male in tutte le sue forme. È un concetto su cui in questo tempo di Quaresima dobbiamo riflettere. Ecco, e il combattimento suppone un nemico, e sappiamo come si chiama, nessuno di voi pensi che non esista, perché chi pensa questo è fuori della comunione con la Chiesa Cattolica, come chiarissimamente disse
un altro santo papa che è San Giovanni Paolo II, prima di lui il prossimo santo Paolo VI, autorevolissimamente, e una nuova. Guarda avanti, se no non finiamo. Pertanto si trova in angoscia colui che grida dai confini della terra, ma tuttavia non viene abbandonato, poiché il Signore, attenzione, volle prefigurare in voi che siamo il suo corpo mistico, tra parentesi, l'incontro del catechismo degli adulti del mese scorso, abbiamo parlato di questo argomento, anzi di due mesi fa, nelle vicende del suo corpo reale, nel quale egli morì e risuscitò e salì al cielo. Attenzione, in tal modo anche le membra possono sperare di giungere da dove il capo li ha preceduto, cioè quello che Gesù ha vissuto nella sua persona fisica, noi Chiesa, che siamo il suo corpo mistico, lo riviveremo tutti, personalmente. Quindi, come Gesù è stato tentato, così noi saremo tentati. Come Gesù ha combattuto, così noi combatteremo. Riprendo. Dunque, egli ci ha come trasfigurati in sé, quando volle essere tentato da Satana. Leggevamo ancora nel Vangelo, vedete che sta commentando, sta facendo l'omelia, che il Signore Gesù era tentato dal diavolo nel deserto. Precisamente, Cristo fu tentato dal diavolo, ascoltate bene, ma in Cristo eri tentato anche tu. Perché Cristo prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza. Da te la morte, da sé la vita. Da te l'umiliazione, da sé la tua gloria. Dunque prese da te la sua tentazione, da sé la tua vittoria. Vedo Sant'Agostino, è un fenomeno. Allora, se siamo stati tentati in lui, attenzione, sarà proprio in lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi la tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato, perché non consideri che egli ha anche vinto? Fosti tu ad essere tentato in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei vincitore. Egli avrebbe potuto tenere lontano da sé il diavolo. Io tante volte ho detto, perché non lo tieni pure lontano da voi? Non sempre ascolta questa preghiera. Sapete che non ci indurre in tentazione, questa formula che poi si può tradurre anche, ci sta una discussione adesso, non abbandonarci alla tentazione. Noi quando chiediamo questo al Signore, nel Padre nostro, gli diciamo, senti, se è possibile, questo tienicelo lontano, ma se nella tua provvidenza e nella tua sapienza stabilisci che è arrivata l'ora della tentazione, dammi la forza per combatterla e vincerla. Questo è quello che chiediamo al Signore nel Padre nostro. Quindi, egli avrebbe voluto tenere lontano da sé il diavolo, ma se non si fosse lasciato tentare lui, non ti avrebbe insegnato a vincere. Quando sei tentato. Allora, armi da usare in questo combattimento e concludiamo. Ce l'ha dette il mercoledì delle ceneri, ce l'ha scritta il Papa, è una lettera, sono sempre le stesse, perché la Chiesa non si mette a niente di nuovo. La preghiera, ecco perché il tempo che si chiama è un tempo di deserto, quindi un tempo di deserto, un deserto, deserto si fa silenzio. In Chiesa si fa silenzio, quando si prega si fa silenzio, nel deserto si fa silenzio, quindi il silenzio è il luogo della preghiera, perché in Chiesa si fa silenzio? Perché questa è la casa in cui si prega. Dio non parla strepitando, Dio parla nel nostro cuore, capite? Nel silenzio della preghiera. Bisogna imparare ad ascoltarlo, bisogna imparare a relazionarsi con Lui. Ecco perché l'ambiente del luogo santo è il silenzio. Secondo, il digiuno. Con digiuno si intendono tutte le piccole e grandi mortificazioni. Come poi ci ricordate, è più importante mortificarci interiormente esteriormente, anche se le mortificazioni esteriori hanno comunque una loro importanza e una loro dignità, in primis il digiuno. Però se tu digiuni e poi sei tratti male al prossimo, sparli a destra e a sinistra, critichi, giudichi e fai tutto il resto, mangia quanto ti pare e tieni la lingua a posto, d'accordo? Ecco, questo ricordiamolo sempre. E poi c'è l'elemosina, con l'elemosina intendo tutte quante le opere di carità e di bontà fraterna. Anche questo è un grande spazio di molti di recitazione. Sapete che ogni domenica, per chi vuole, ci darà una bussoletta a fianco alla chiesa, che chi vuole fare la piccola elemosina, però non ci fermiamo, perché è molto più facile dare un euro in elemosina che non fare un nome, dire una parola buona a una persona, una parola gentile, una persona che è antipatica, capite? Ecco, quindi vivere bene la Quaresima significa andare al cuore del rinnovamento interiore che Dio ci chiede. Concludo citando ancora una preghiera che si dice nei giorni della Quaresima, cioè facci vivere bene questo tempo, perché all'osservanza esteriore,
venerdì non si mangia la carne, il mercoledì sera abbiamo fatto digiuno, lo faremo il venerdì santo, ma corrisponda a un profondo rinnovamento dello spirito, perché anche i gesti esteriori di preghiera e di penitenza che la Chiesa ci invita a fare o ci chiede servono a che cambi il nostro cuore, altrimenti diventano semplici pratiche esteriori che ci lasciano esattamente così come siamo, che arriveremo al giorno di Pasqua come o forse peggio di come stavamo il mercoledì delle cene. Affidiamo il nostro cammino alla Beatissima Vergine Maria che ci accompagni, ci custodisca e ci guida, e una santa, clarissima a tutti. Siano lodati Gesù e Maria.